Roberto Cetti, quest'anno il Natale che non ti aspetti potrà contare su risorse extra che gli altri anni non c'erano. Sì, per noi è stata una grande sorpresa quando oggi ci ha chiamato la Regione Marche. Insomma, noi avevamo presentato il progetto e un po' di tempo fa alla Regione Marche, al Presidente della Giunta Luca Ceriscioli e al Vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, e il progetto realizzato da Leonora Marocchi con una promozione ambiziosa del nostro territorio, della nostra provincia e del Natale che non ti aspetti. Beh, oggi è arrivata questa bella notizia dalla Regione Marche con un buon finanziamento di 30.000 euro, è una bella sorpresa e soprattutto un gran respiro per le Proloco. Questo ci permette di promuovere, di comunicare anche a livello nazionale quello che fino ad ora magari si poteva fare a stenti. Quindi questo è un grande lavoro e soprattutto un grande riconoscimento lo diamo al Vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, perché da sempre vicino alle Proloco e soprattutto un po' il padre di questo progetto del Natale che non ti aspetti, da quando era assessore in provincia, e anche la fiducia dello stesso presidente della giunta regionale e di tutto il consiglio, insomma, per questo progetto. Un progetto ambizioso che dà un bel respiro, una bella boccata d'ossigeno e soprattutto, quello che ci terrei a dire, un riconoscimento al lavoro che stanno facendo i tanti volontari, perché poi questi 30.000 euro ci sono e abbiamo potuto fare un progetto perché ci sono delle Proloco che lavorano.